Adesso Bisola ci racconta un po' qualcosa della sua storia. Ci sono Marta e Antonio che ci racconteranno un po' di questo. Dai, Giovanni. Antonio è seduto in prima fila, anche lui fa parte dello staff e del gruppo. Niente, vi lascio a loro, buon proseguimento e continuate con l'ascolto. Allora, buongiorno, io sono Marta, come mi ha presentato. Allora, siamo qua per parlare di Ability, la meta distribuzione ab insula per il mondo embedded. Questo perché? Perché vogliamo anche dimostrare come Linux può essere utilizzato soprattutto in ambito embedded nel lavoro. Allora, l'azienda per cui lavoro, ab insula, è un'azienda che propone soluzioni nel campo dei sistemi embedded, nel campo della sicurezza informatica e delle applicazioni mobile. È nata in Sardegna nel marzo 2012 e in poco più di un anno conta circa 20 unità tra dipendenti e collaboratori. La sua divisione tecnica offre competenze di alto livello su molteplici tecnologie e i fondatori di ab insula vantano esperienze nella progettazione di sistemi e applicazioni per diversi settori e su diverse piattaforme, sia proprietarie sia commercial off the shelf. Allora, entriamo ora nel vivo del discorso, cominciamo a parlare dei sistemi embedded. Da Wikipedia abbiamo la definizione di embedded. In elettronica e informatica, con il termine sistema embedded, si identificano genericamente tutti quei sistemi elettronici di elaborazione a microprocessore progettati appositamente per una determinata applicazione, spesso con una piattaforma hardware ad hoc integrati nel sistema che controllano ed in grado di gestirne tutte o parte delle funzionalità richieste. Quindi, un sistema embedded è un oggetto progettato per svolgere uno specifico compito. Le funzionalità sono definite in fase di progettazione dedicate a uno scopo ben preciso. Questo cosa significa? Che a differenza del nostro PC, in un sistema embedded noi non lo possiamo riprogrammare. È già stato stabilito in fase di progetto quello che deve fare ed è dedicato solo a questo. Quindi, a differenza dei sistemi general purpose, dominati da processori della famiglia Intel, i sistemi embedded sono invece dotati di processori completamente diversi tra di loro. E da qua abbiamo appunto la necessità di poter portare il codice sviluppato sui differenti hardware. Per cui il sistema operativo deve essere multipiattaforma. E da qua abbiamo Linux, che viene utilizzato soprattutto negli ultimi anni nell'embedded. Prima erano più comuni sistemi operativi proprietari. Quindi, spieghiamo cosa significa tutto questo. Il processo di compilazione è il processo che traduce una serie di istruzioni scritte in un determinato linguaggio di programmazione, il codice sorgente, appunto, in istruzioni di un altro linguaggio, il codice oggetto. Quindi generalmente l'output di una compilazione è un codice oggetto eseguibile sulla stessa macchina su cui è stato compilato, come succede normalmente sul nostro PC. Diciamo, se noi compiliamo un programma, poi lo possiamo eseguire sul nostro PC. Cosa succede invece con i sistemi embedded? Per cui abbiamo detto abbiamo diverse famiglie di processori, diverse da quello del nostro PC ovviamente. Quando si compila del codice per una famiglia di processori diversa da quella su cui si sta lanciando la compilazione, si parla di cross-compilazione. Stiamo attenti che se noi cross-compiliamo il nostro codice non lo potremo eseguire sul nostro PC. Quindi, il processo di cross-compilazione è però più complesso di quello della compilazione. Infatti, non è sufficiente cross-compilare soltanto il nostro applicativo, ma è necessario compilare tutte le librerie a supporto dell'applicativo. Per questo, l'insieme delle librerie e dei compilatori che si usano per cross-compilare viene chiamata toolchain. Abbiamo diverse toolchain commerciali e non che supportano le famiglie di processori embedded più comuni come ARM, PowerPC, eccetera. Queste toolchain vengono solitamente rilasciate dai vendor di hardware e sono fortemente dipendenti dall'hardware che supportano, cioè non sono cross platform. Questo significa che per ogni diverso hardware io ho bisogno di una diversa toolchain. Quindi per questo, per risolvere questo problema di dipendenza dall'hardware delle classiche toolchain, appunto, negli ultimi anni sono state sviluppate delle meta distribuzioni. La più conosciuta è Open Embedded.
Le metadistribuzioni sono una collezione di ricette e macfile generici che si adattano automaticamente durante la fase di compilazione all'hardware per cui vengono compilate, cioè io posso settare prima quale sarà il mio hardware, quali dovranno essere le caratteristiche del mio sistema, quali librerie mi servono, eccetera. La toolchain si adatterà automaticamente alla mia cross compilazione. Che cos'è Ability? Ability è una metadistribuzione creata da Binsula. È basata su Open Embedded ed è fortemente orientata al mondo automotive, per cui noi lavoriamo diciamo abbastanza pesantemente. Per questo motivo diciamo Ability facilita tempi di boot molto ridotti, supporta device mobile, crea delle distribuzioni affidabili in cui c'è efficienza del power management e oltretutto è GNV compliant. Adesso spiegherò un po' queste cose nel dettaglio. Intanto, perché Ability nell'embedded? Ability nell'embedded perché sviluppare sistemi embedded significa anche fare i conti con risorse hardware ridotte rispetto ai sistemi general purpose. È quindi necessario utilizzare una distribuzione che abbia un basso footprint, cioè una bassa occupazione della memoria di massa. Anche in questo caso Ability ci viene incontro fornendoci una distribuzione ridotta, quindi adatta a sistemi con risorse limitate. Perché nell'automotive? Perché Ability nell'automotive in particolare? Allora, noi sappiamo che la vita di un sistema di infotainment è stimata per auto è stimata attualmente in circa 12 anni. Questo perché la progettazione dura circa 5 anni e a questa dobbiamo aggiungere il tempo medio di vita di un'auto che è di circa 7 anni. Ma al giorno d'oggi gli utenti diciamo sono abituati a interfacce grafiche sempre nuove, accattivanti, che cambiano in continuazione, certo non un ciclo di vita di 12 anni. Per questo Ability dispone di un layer che permette di collegare i dispositivi mobili ai normali sistemi di infotainment e condividerne le risorse. Quindi io posso utilizzare per esempio l'interfaccia grafica del mio smartphone direttamente sul mio sistema di infotainment in auto. E infatti i sistemi di infotainment possono integrare funzionalità all'avanguardia, che sempre nuove come quelle provenienti dal mondo degli smartphone, ma garantire allo stesso tempo i requisiti di sicurezza che sono tipici dell'automotive. Appunto, qua possiamo vedere come tutte le centraline che servono per le varie funzionalità dell'auto possono essere connesse ad Ability, la quale è contemporaneamente connessa all'interfaccia utente, che può essere contemporaneamente connessa anche al mondo mobile. E questo ci permette, per esempio, tra le potenzialità di poter controllare per esempio la diagnostica della nostra auto dal nostro smartphone, oppure poter ascoltare la musica del nostro smartphone direttamente nel navigatore dell'auto. Quindi, infatti, il punto di forza di Ability è la contemporanea integrazione dei principali protocolli embedded, CAN, MOST, SPI e via dicendo, dei protocolli usati da smartphone e tablet e della connettività verso servizi esterni, ossia i web services. Questo, appunto, aggiunge alle potenzialità di Ability la capacità di fare da snodo e gateway per la connessione, il controllo e la gestione di oggetti da remoto, che è quello di cui stavo parlando prima, appunto. Qua abbiamo un esempio di un'applicazione per mobile che può essere vista dall'interfaccia grafica dell'auto, oppure le funzionalità del nostro telefono che possono essere utilizzate direttamente dal navigatore dell'auto. Che cosa significa invece che Ability è GNV compliant? Allora, per creare degli standard Linux nel mondo automotive, consideriamo che Linux non è utilizzato da sempre nel mondo automotive, è una cosa relativamente nuova. Nel 2008 è stato fondato il consorzio GNV. GNV Alliance comprende 150 aziende, tra cui i più importanti costruttori di automobili come BMW, PSA, General Motors, Jaguar e Land Rover e produttori di componentistica per auto come Bosch e Magneti Marelli. Da circa 2 anni Abinsula è membro attivo del consorzio. Quindi a questo punto facciamo qualche esempio pratico di Ability, di come possiamo utilizzare Ability proprio in progetti concreti. Qua ho portato qualche esempio, uno di un sistema di infotainment per un pullman elettrico,
un player audio ad alta fedeltà, un sistema di infotainment per audio, per auto e un dispositivo medicale. Prendiamo per esempio il sistema di infotainment per un pullman elettrico. Questo è basato su processore IMX6, è collegato al Kendall Pullman, quindi come dicevo prima e su Ability sono integrati i più importanti protocolli dell'automotive e gestisce le camere interne e esterne e il navigatore per l'autista. Quindi come vediamo abbiamo l'interfaccia anche collegata ai protocolli interni del pullman stesso. L'interfaccia grafica è basata su Qt e anche in questo caso abbiamo che le Qt sono presenti. Vediamo come Ability è customizzabile, nel senso che io posso diciamo decidere quali librerie mi servono e cross compilarle nella mia distribuzione. Abbiamo poi un player audio ad alta fedeltà basato sulle G-Streamer 1. Con questo dispositivo, se disponiamo di più dispositivi dello stesso tipo, possiamo sincronizzarli per ascoltare lo stesso contenuto multimediale su ambienti anche distanti. Questo è quello che fa questo player audio in particolare. In questo caso abbiamo un hardware molto limitato, CPU AMAP 3, 64 MB di RAM e 128 di flash. Per cui in questo caso è molto importante ottimizzare, cioè ridurre la distribuzione togliendo tutto quello che non è necessario. In questo caso l'utilizzo di Ability ci ha permesso di ridurre del 20% l'utilizzo della CPU e dimezzare i tempi di avvio. Siamo arrivati a un avvio di 3 secondi. Il device, vabbè, attualmente non è in vendita in Italia, non è molto importante. Abbiamo poi un sistema di infotainment per auto, diciamo che questo è il campo in cui siamo maggiormente esperti, ne abbiamo fatto di diversi tipi, diciamo. In questo caso si tratta di un BSP distribuzione Genevi compliant, infatti è destinato a mercati automotive, esatto. È un sistema basato su processore IMX6, il sistema grafico è basato su X e abbiamo video ad alta risoluzione grazie alle G-Streamer 01 integrate nella distribuzione in questo caso. Anche qua i tempi di boot sono molto ridotti, intorno ai 3 secondi. L'altro esempio è il dispositivo medicale. È progettato per l'ambito dentistico, è commercializzato in tutto il mondo e permette ai dentisti di acquisire delle foto del cavo orale e fare delle analisi cromografiche sui campioni raccolti. Questo è basato sul processore PXA 270, sempre della famiglia degli ARM, e grazie ad Ability si è potuto facilmente portare la distribuzione più adatta alle esigenze del prodotto. In questo caso avevamo bisogno di integrare per esempio le Qt4 utili per costruire l'interfaccia grafica, di cui però si è occupato il mio collega Giovanni Ortu, a cui adesso passo la parola. Grazie. Allora, continuando il discorso, Ability è una distribuzione che si propone che è anche un prodotto che noi stiamo utilizzando su vari progetti su cui noi stiamo lavorando. E uno dei problemi che si presentano quando si sviluppa un prodotto è quello di sviluppare l'interfaccia grafica in maniera molto veloce. Questo non è propriamente una parte di Ability, però sono dei tool che noi possiamo integrare con la distribuzione e ci permettono appunto di portare avanti il lavoro. Questo tool di sviluppo CMI che noi abbiamo sviluppato ci permette di prototipare molto velocemente delle interfacce grafiche nel giro di pochi minuti e generare immediatamente appunto un'interfaccia grafica che può essere subito provata sul target in pochissimo tempo. Questo ci permette di, soprattutto con clienti che non hanno a volte molto spesso l'idea di come deve essere fatta l'interfaccia grafica, che hanno semplicemente magari un disegno fatto da dei designer, di passare immediatamente da un Photoshop o un disegno fatto con GIMP più che altro, con qualche altro programma di grafica, immediatamente a qualcosa che loro possono subito provare, a giocare, a interagirci. Anche perché molto spesso una cosa di cui i nostri clienti non hanno idea è che c'è tutta una parte di interaction design che bisogna studiare per l'utilizzabilità dell'interfaccia grafica, che molto spesso non viene mai usata, e molto spesso gli portano degli esempi di interfacce che sono assolutamente non intuitive, davanti alle quali poi un utente magari non sa esattamente cosa fare.
Tornando ad Ability, noi siamo in grado di come layer possiamo importare su Ability moltissime librerie grafiche, tra cui le, come ho detto prima, le Qt4 e le Qt5, ma ad esempio su sistemi low-end dove le Qt4 sono un po' troppo grandi e quindi non, magari l'hardware non riesce a reggerle, possiamo utilizzare anche altre librerie grafiche che sono ad esempio le Clutter, le SDL. Parlando di interfacce grafiche anche recenti, siamo in grado di gestire grafica sia 2D che 3D utilizzando le OpenGL e in ambiente embedded le OpenGL-S. Grazie ai nostri tool riusciamo a meta descrivere le interfacce grafiche con, nel caso delle Qt, con QML, altrimenti abbiamo un nostro linguaggio intermedio che ci permette di descriverle con XML, per cui ad esempio utilizzando anche dei fogli di stile siamo in grado molto velocemente di convertire un'interfaccia grafica fatta in Qt, ad esempio convertirla immediatamente, molto velocemente, o comunque sia tagliando buona parte del lavoro in Android o eventualmente anche in iOS. Un'altra parte su cui stiamo lavorando molto è la possibilità sempre di esportare queste interfacce grafiche anche in HTML5 e CSS, e quindi poter far girare queste interfacce grafiche molto facilmente anche all'interno di un browser. Come ho detto prima, Ability può essere integrata anche per utilizzare o per fornire, ad esempio all'interno dell'auto, dei web services, per cui delle applicazioni possono interfacciare, ad esempio con l'auto, attraverso delle semplici interfacce web e comandare alcune parti dell'automobile. E più, dal punto di vista anche dell'hardware, siamo in grado di supportare sistemi multitouch o sistemi avanzati, che vengono adesso anche studiati anche dagli automaker, come interpretazione di gesture durante la guida per cambiare stazione, ad esempio, cose del genere. Noi siamo già in grado di utilizzare queste periferiche per, all'interno di Ability. Sempre all'interno dello stesso tool, così, giusto a margine, abbiamo anche la possibilità effettivamente di creare, trovate la parte di logica, substrato di logica che fa parte dell'applicazione che poi dovrà girare sul sistema embedded, di autogenerare buona parte del codice, ad esempio delle macchine a stati, permettendoci di sviluppare molto velocemente anche tutta quanta la parte di logica che è sottostante la parte grafica. Le macchine stati vengono descritte anche queste con un linguaggio XML, state chart XML. Appunto, il nostro tool permette di generare automaticamente il codice e di simulare il comportamento anche della macchina stati con la sua interazione con le grafiche, in maniera tale da poter simulare, come dicevo prima, il comportamento dell'interfaccia grafica e studiare al meglio l'interazione con l'utente. Come dicevo prima, Ability è una distribuzione Linux, però è anche un nostro prodotto che noi stiamo spingendo e stiamo utilizzando in molti, molti progetti. Un prodotto va anche venduto, quindi ci sono un sacco di problemi nelle aziende per far capire, uno, cos'è l'open source, due, che anche l'open source può essere venduto. E quindi tutti quanti questi vari step che noi dobbiamo seguire per riuscire a vendere il prodotto, ci sono delle persone che ci stanno aiutando per appunto andare avanti su questo campo. Una di queste persone è Antonio, che ci aiuterà prossimamente, che un po' parlerà appunto di questo campo. Sì, per tenervi un po' su vi racconto un aneddoto, iniziamo così. Qualche mese fa io questi ragazzi li vedo sempre solo in giro per il mondo, adesso quando o a Monaco o in aeroporto e così via. Qualche mese fa ci troviamo a Torino in un pub dove spillano della buona birra irlandese e quindi iniziamo a chiacchierare. E Andrea, loro amministratore, mi racconta: ti ricordi quell'idea della nostra meta distribuzione di Linux per i sistemi embedded? La sto vendendo. Come possiamo fare un piano di sviluppo produttivo e commerciale per portarla sul mercato? E io ho detto: la state vendendo, ci avete il mercato, ci avete il prodotto, mi sembra che manchi poco, ecco, quindi siete già a buon punto. Allora gli consiglio che da lì a pochi mesi ci sarebbe stato un bando abbastanza importante di Sardegna Ricerche per quanto riguarda lo sviluppo di nuove imprese innovative. E quindi possiamo presentare questo prodotto come qualcosa che è già pronto, ma ha bisogno solo di un piano di sviluppo produttivo e commerciale. Dobbiamo però riuscire a identificare nel nostro mercato quello che serve e quello che abbiamo già. Quello che abbiamo già era sicuramente i clienti, avevano i clienti, avevano i servizi, erano anche ben pagati per questi servizi, per riuscire a configurare Ability per le varie schede, per Marelli, BMW, Reply, per i bus elettrici della città della Corugna in Spagna e così via. Ok. Vabbè, per diversi... questi erano esempi.
Quindi abbiamo già tutto, dobbiamo a questo punto capire su che cosa dobbiamo investire. Gli do qualche consiglio, loro presentano questo bando, il bando viene valutato positivamente, quindi si ritrovano da novembre in poi ad avere 700.000 euro a fondo perduto per innovare su Ability. Questo è il grande vantaggio. Qual è l'innovazione che bisogna portare dentro queste architetture? Abbiamo bisogno di mantenere la parte open, cioè attingere alla comunità open source per poter continuare a innovare il prodotto e soprattutto rendere il favore alla comunità open source. Quindi tutto quello che viene sviluppato per Ability, per nuove schede, viene restituito alla comunità open source affinché loro possano continuare a usarla come vogliono. Però ci vuole una parte professional. La parte professional è perché molte cose sono confidenziali in questo mondo. In particolare non tanto il software, ma la modalità con cui l'hai prodotto, la modalità con cui tu lo certifichi, la modalità con cui tu introduci nuove feature per esempio schede che non sono proprietarie. E allora quindi il passaggio alle architetture closed è prima di tutto dare supporto per hardware proprietari proposti dai clienti nel mondo automotive. Sviluppare ad hoc per fare porti di software esistenti che magari non erano inclusi nella comunità open source, quindi riportarli dentro questo tipo di architetture. E soprattutto, e questa è la cosa più importante, fare in modo che sia integrabili con gli standard usati dal mondo automotive di certificazione, in particolare standard come Genivi e AUTOSAR. Cioè, morale, Linux è perfetto per questo tipo di applicazioni, però ci vuole qualcuno che certifichi, per esempio, che possa essere utilizzato all'interno di un'auto, che dentro l'auto non possa interagire con il CAN bus e magari modificare i parametri del motore. Queste cose devono essere certificate, quindi tutto il lavoro che viene a farsi a livello professionale è quello di riuscire a costruire quegli artefatti in grado di certificare e validare il software in quell'ambito lì. È una competenza di dominio che solo pochi hanno. Ed è una competenza che purtroppo non appartiene al mondo open source, è una competenza di dominio. Quindi da una parte si attinge alla comunità open source e si alimenta, dall'altra parte si interagisce con il mondo professionale producendo quello che la comunità open source non può dare, cioè la competenza di dominio. Poi a un certo punto, a questo punto l'appetito viene mangiando, in automobile ci siamo accorti che abbiamo bisogno di integrarci con i dispositivi mobile, quindi moduli fatti apposta, quindi lo sviluppo produttivo commerciale avrà bisogno di tutto questo, e integrazione con il mondo esterno. Questo è stato un piano verticale che loro hanno declinato per il mondo automotive. Adesso, Ability cosa vuol dire? Vuol dire Abin su a Linux for Ubiquity, che forse non abbiamo detto. Ubiquity, ubiquità, è la capacità di essere ovunque, everywhere. I sistemi embedded da oggi sono ovunque, cioè ce li troviamo dappertutto, nelle nostre automobili, nelle nostre case, nei nostri telefoni, nei nostri... Qualsiasi dedicato a uno scopo preciso. Esatto, nei nostri aerei. Siamo arrivati in un mondo poi dove abbiamo sistemi e sistemi, quindi dispositivi che parlano tra di loro attraverso il web, per esempio. Quindi Ubiquity voleva essere una distribuzione Linux che fosse abilitante per poter costruire sistemi interconnessi tra loro. Il primo piano a livello commerciale è stato quello di andare sul mondo automotive, però il secondo passo, una volta che abbiamo creato i meccanismi di mercato per il mondo automotive, e ci sono già, perché tutti gli esempi che hanno fatto sono esempi che sono pagati dai clienti, non sono esempi che sono stati costruiti a loro. Quindi che lavorano come... su clienti che io non ho potuto menzionare, ecco. che avrei voluto menzionare. E il passaggio ulteriore sarà portarlo su altri dispositivi, perché fare Ability per l'automotive non è molto distante da fare Ability per l'home automation, per la domotica, non è molto distante fare Ability per il mondo avionico. Quando Ability è stata presentata a Sinova 2013, qua a luglio, e le domande sono, io ho visto diverse persone del mondo aerospazio che alzavano la mano, ma si può usare nei sistemi avionici? A distanza qualche giorno fa è uscita fuori che una famosa azienda americana ha iniziato a mettere gli elettronic flybag, quindi computer di bordo per i piloti dotati che erano dei tablet fondamentalmente su Linux. Quindi queste cose si possono fare. Per poterle fare bisogna continuamente rendere il favore alla comunità open source e foraggiarla, dargli a disposizione risorse, creargli la possibilità di crearci business anche loro, però contemporaneamente bisogna fare in modo di poter comunicare con i modelli proprietari di business che fanno parte di questi, che sono tipici dell'automotive e dell'avionica,
per riuscire a creare quello che manca, la certificazione, il supporto agli hardware proprietari, integrazione con altri dispositivi che oggi non c'è. Quindi questo è un percorso che io seguirò da novembre, perché in questo momento ancora non sono, faccio parte del gruppo, quindi spero di farlo a breve. Mi faceva piacere raccontare che tutto era nato da una chiacchierata in un pub con una birra davanti, ecco, quindi, a Torino peraltro, e tutti sardi, quindi questa era la cosa carina. Va bene, io vi ringrazio, non so se vuoi chiudere Marta con qualcos'altro. Vabbè. Vi ringrazio per l'ascolto, spero che sia stato utile. Diciamo che l'intento era anche farvi capire come Linux sia utilizzato nel mondo del lavoro, in particolare nel mondo embedded in cui lavoriamo noi. Grazie a tutti, allora.